Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Blitz Game e su Takedown. Oggi proveremo l'HQ a fare la missione. Visto che l'ultima volta è andata abbastanza bene, siamo riusciti a completare Biolab. Dobbiamo eliminare il capo scienziato e piazzare le prove su di lui, L'Amavra distruggere tutti i dischi Enterprises rigidi ha venduto esterni all'estero e tecnologie di andare sul rilevamento ponte per stealth. farmi Siamo prelevare. stati assoldati per. Direi di partire dal punto di base. Prendo il mio cecchino e lanciamo la partita. Watch your six out here. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farlo stavolta l'HQ. Got it. Standing by. Abbiamo un uomo a terra. Becca abbastanza male. Cioè, siamo appena partiti. Primo colpo. Boom, morto. Da dove sparano? Cioè non ci tira fino là in fondo. La miseria. Che con questo qua si fa una fatica Tango eliminato. della miseria a mirare. Continua ad andare avanti e indietro questo qui. Dai, su per la puttana. Oh, la miseria, un caricatore intero per mezzo cretino. Dai. Bene. Sta partita qua va sempre malissimo. Ho provato a farla anche da solo in altre occasioni, ma va sempre da schifo, sempre. E non perché non sia cauto o quello che vuoi, ma perché un po' i riflessi che fanno schifo dei vari vetri e non capisci se c'è dietro qualcuno oppure no. Poi hai dei vetri che si rompono, altri vetri che non si romperanno mai. Te non capisci mai che cosa, a chi ti spara, a cosa stanno sparando, se è un tuo omino che spara o un altro. Tanto ormai ne ho già persi due, posso anche andare a fare il kamikaze, infatti. Chissà da dove mi avrà sparato, chi lo sa, ma non lo sa neanche il gioco, non lo so. Ah, da dove mi ha sparato? Dai, vieni fuori, bastardo. Fiat una cagna. So che sei qui dietro. Sì, vabbè.
Figa, ma che rinculo c'ha sto fucile qua, porca puttana. Niente. Riavviamola. Vediamo se stavolta non ci scarta vetrano così tanto la minchia. Io la vedo abbastanza semplice in fondo. Come uomo a terra? Porca puttana. Ha visto Tango eliminato. Niente, uno è già andato. Questi qua sono difficili da seccare, eh? Molto difficili. Mantengo la posizione. Ah, vedo qualcosa muoversi lì in mezzo. Ah, vedi che c'era qualcuno lì in mezzo. Dunque. Ah, ti vedo. Dai, che merda. Tutti in fila. Dove? Ricaricamento. Dunque, qui ce n'è sicuramente uno. Ma la tetta qua, bastard. Fiat Nakanie. Ada. Figli di Troia. Proprio di Fjordnakagne, sì. Ecco. Ciao. Buono. In movimento. Ok. Ok, holding. Allora. Visto che uno ce l'hanno già seccato all'inizio. Cerchiamo di andare con estrema cautela. Ok, questo è vivo o morto? Questo è morto. Sì, certo che muoiono sempre in posizioni molto particolari. Chi è che mi spara? Bastardo! Ricevuto, in movimento. Tango in attesa battuta. Capo degli scienziati al volo. Dunque, che stramlonasso. In silenzio, in attesa.
Ok, allora, piazziamo le prove sul nostro amico. Con estrema cautela controlliamo che non ci sia nessuno. Distruggiamo il disco rigido, il primo dei tanti. E poi cominciamo a dare una ripulita e a cercare gli altri dischi rigidi. Ok, lì ce n'è un altro. Via. Lì ci sono i miei uomini dietro l'angolo. Qua invece è un po' più pericolosa. Curioso. Allora. Dai, muori. Dove? Abbiamo perso un uomo. Minchius. Ma abbiamo perso un uomo, ma dove l'hanno colpito? Qua. Ma porca miseria. Vabbè. Peccato. Ok. Di lì non c'è nulla. Ok, Primo movimento. facciamoci raggiungere dal nostro amico. E visto che qua è una piccionaia brutta, 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 ma molto brutta, brutta, facciamo una bella corsa. E un par di palle. Occhi su tango. Fuoco sull'obiettivo. Dove? Dove? Da dove mi sparano? Cioè, ti tocca sparare a caso. Eccolo là il bastardo.
Figa. Livello di concentrazione altissimo. Tanto adesso ne basta uno per seccarmi, quindi. E vedrete che ci sarà da qualche parte il bastardello. Imboscato da qualche parte. Che mi ucciderà prima di distruggere l'ultimo hard disk. Che ho visto. Ce n'è un altro. Apposta, inculato qui da qualche parte. No. Vediamo se ci sono. Mettiamoci un attimo al sicuro. Sì, sicuro per modo di dire. Allora, distruggi tutti i dischi rigidi esterni. Cazzo, ma quanti ce ne sono? Gli altri non so dove andarli a trovare io, gli altri dischi rigidi esterni. Un pezzo di cacca. Pezzo di materiale anfibio comunemente detto merda. Ce n'è un altro di hard disk. Allora. Il fatto che io non ne veda in giro non significa che non ce ne siano più in giro. No, ci sono altri dischi rigidi esterni. Capisco la ridondanza di backup, però. Rumore brutto che ha fatto. Sento dei brutti suoni, suoni di passi se non sbaglio. Potrebbero essere anche i miei, effettivamente. Però qui dentro uno c'è sicuramente. Voleva farmi mens, come diceva il buon Zeb. Bastardo. Dove è finito? Non ci sarà un ultimo hard disk, uno solo ancora in giro, non di più. Cioè, non saprei neanche dove trovarli io, a questo punto. Mamma mia, che brutto posto.
Merda. Preso al volo. Ok. No, di qua è inutile andarci, tanto mi riporta all'inizio. Bravo. Niente, ripercorriamo la strada all'indietro, cercando di non farci ammazzare in modo stupido. Allora, dove può esserci un altro hard disk? Qua l'ho già distrutto. Là ce ne sarà un altro? No. È troppo comodo che ce ne siano due vicini. Forse qua. Ce ne deve essere ancora uno in giro. Ma dove sarà? No, quella è una pianta. Non capisco dove sia l'ultimo hard drive. Uno di questi uffici è impossibile. Perché non c'è l'indicatore, non vedo l'indicatore. Ancora qualcuno. Minchia, poi figa ne nero su parete nera, facevo fatica a vederlo. Doveva sorridere. Hard drive. Eh no. Non so dove possano essercene di hard drive ancora. Per me l'ho girato tutto sto posto qua. A meno che. Non ce ne sia uno alla piccionaia bassa.
Infatti, uno c'era. Oh, ne manca ancora uno. Figo. Sarà qua dentro. Ah, eccolo là. Ok, la zona d'estrazione. Che è? Bella domanda. Zona d'estrazione. Figa, se mi killassero adesso sarebbe epic fail. Parla di un tunnel. Ah, è quello. Il tunnel è quello. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ho completato anche HQ. Va bene. Io direi che finalmente dopo questo successo, anche se molto di fortuna, vi posso lasciare. Io vi saluto, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e lasciate un bel like e qualche commento per migliorare il canale in base ai vostri gusti, le vostre preferenze. Va bene ragazzi, al prossimo episodio. Ciao ciao!